Come mio solito, io vi do l'idea e a voi la facoltà della collocazione. I cordini li potete fare con qualsiasi tipo di filato e di qualsiasi misura. Per lavorare il cordino abbiamo bisogno di 2 uncinetti e naturalmente il filato che voi intendete usare. L'effetto sarà lo stesso di quello del tricottino. Alla fine della vostra lavorazione il vostro cordino si presenterà in questo modo. Sarà uguale da tutti i lati ed avrà una forma quadrata. È molto consistente, per cui lo potete usare per qualsiasi sia la vostra destinazione. Rimetto l'uncinetto nell'asola e di seguito vi faccio vedere come andare a lavorarlo. Prendiamo il filo che abbiamo deciso di usare e l'uncinetto adatto. Gli uncinetti devono avere tutti e due lo stesso numero, quindi devono essere uguali. Fatto il nostro cappietto iniziale, senza andare a stringerlo, un uncinetto lo teniamo nell'asola che abbiamo estratto. Il mio è caduto, quindi lo vado a rimettere. Abbiate pazienza che è un poco fastidioso avere la telecamera tra le mani. L'altro uncinetto lo andiamo a mettere nel primo occhiello che si è venuto a formare. In questo modo, vedete? Sistemiamo il tutto. La codina la portiamo verso il basso e quindi la mettiamo al pari dell'uncinetto di sinistra. Il filo da lavorare lo portiamo in avanti e facciamo una rotazione da sinistra verso destra, facendo attenzione ad avere sempre la codina in basso e il filo da lavorare in alto, e andiamo ad estrarre la prima asolina in questo modo. Risistemiamo il tutto. Rifacciamo la nostra rotazione e andiamo ad estrarre di nuovo il filo dall'altro occhiello. Ruotiamo, prendiamo il filo e lo portiamo fuori dall'occhiello che abbiamo sull'uncinetto. E questa è tutta la lavorazione da fare. L'importante è avere sempre il filo da lavorare sul davanti degli uncinetti. Ruotiamo, peschiamo ed estraiamo. Io mi porto un poco avanti con la lavorazione. Vedete che i movimenti sono sempre gli stessi. L'importante è avere il filo sul davanti, come vi dicevo, e fare la rotazione per andare ad estrarre l'occhiello. Una volta che abbiamo raggiunto la misura che a noi ci serve, questo è l'effetto che avremo: un cordino tridimensionale, uguale da tutti i lati, molto consistente e compatto. Vedete? Adesso vi faccio vedere come andare a chiuderlo. Rimetto l'uncinetto negli occhielli. Il filo deve stare sempre a sinistra. L'occhiello di sinistra lo facciamo passare nell'occhiello di destra e facciamo una prima chiusura. Ripesco il filo, lo faccio passare nell'occhiello, stringo per bene, poi andrò a tagliare la codina e questo è il risultato finale. Se non l'avete fatto, vi invito ad iscrivervi al canale, lasciatemi un like e condividete. Consultate anche le playlist dei video che sono divise per argomenti e le info box sotto ai singoli video. A presto!